Punto prioritario del programma della lista Sinistra Italiana Verdi, la tutela dell'ambiente. Che vuol dire, sottolinea il candidato al proporzionale del Senato Bartolomeo Terzano, innanzitutto prevenzione, per evitare di dover gestire poi emergenze, quindi danni e purtroppo anche lutti, come avvenuto nelle Marche qualche giorno fa. E noi quello che contestiamo fortemente alle altre formazioni politiche è che si parla di ambiente solamente quando avviene una tragedia di questo tipo, tipo quella delle Marche. Noi contestiamo fortemente questo atteggiamento del politico del giorno dopo. Il giorno dopo il telegramma, non ci interessa il telegramma della vicinanza, della solidarietà alle famiglie. Noi sono decenni che stiamo sostenendo assolutamente la necessità di fare una politica del giorno prima. Noi dobbiamo assolutamente prevedere queste situazioni, così come sono state svolte dei danni nelle Marche, dove da anni, da quasi 40 anni, non si utilizzano i soldi per mettere in sicurezza il MISA, così abbiamo visto come nel Molise la fragilità anche nel nostro territorio è alla base di tutti quelli che potrebbero o sono state già, tipo ricordo per esempio il Pantano Basso a Termoli, sono state già evidentemente dei grossi danni al nostro ambiente e alla popolazione. Che cosa fare dunque in particolare qui in Molise come priorità? Allora, la priorità è per il discorso delle acque e dei nostri fiumi e delle nostre dighe, oltretutto penso a Arcichiaro, la diga di Arcichiaro non è stata ancora collaudata, sono passati 20 anni. Sono passati 20 anni circa ed è un fatto drammatico che ancora non sia stata collaudata una diga, ma quello che bisogna fare è, nella maniera più chiara, gestire le aree di fluviali in maniera unitaria tra i vari enti e le varie amministrazioni. Bisogna gestire, spendere i soldi, programmare i soldi e spendere i soldi per mettere in sicurezza i fiumi, per mettere in sicurezza i nostri laghi. Oltretutto consideriamo che anche il lago del Liscione ormai non è più un lago, è diventato un fiume. Questo significa che sono 40 anni che è assolutamente abbandonato. La prima situazione grave che può ricrearsi, come quella che si è creata nelle Marche, potrebbe determinare un grosso danno alla diga e potrebbe determinare un grosso danno alla zona subito dopo la diga, cioè di nuovo a Pantano Basso.